Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video tag. Sono stata taggata da Giulia del canale Kina Yoshimoto. Vi lascio il link del suo canale giù nell'info box. Io in genere non faccio video tag perché me ne piacciono pochi. Oppure alcuni mi piacciono, decido di farli e poi me ne scordo, non so perché. E quindi niente, spero di girarlo e di caricarlo questo video, vedremo. Comunque questo è un video tag che si chiama Profumi e colori della primavera. Ormai la primavera praticamente è finita, ma chi se ne frega. Prima di iniziare vi faccio però una premessa, e cioè che io non seguo in generale le stagioni per quanto riguarda i colori e i profumi. Seguo l'umore e quello che mi va in quel momento, quindi può capitare che magari d'inverno metta un profumo al monoi o un rossetto acceso e d'estate magari, che ne so, un profumo cioccolata e arancia e un rossetto molto scuro, quindi questo più o meno è come sono io. Però, ok, prima domanda: qual è il profumo primaverile che consigli e che preferisci? Non ne ho uno in particolare. Diciamo però che quando si va in primavera inoltrata e in estate utilizzo più che altro delle acque profumate, e le acque profumate che mi piacciono di più in assoluto sono queste qua di So With Altitude. Il sito è www.sofragrance.com. Non so sinceramente dove si possono acquistare. Io questi qua ne ho tantissimi, di tantissime profumazioni, tantissimi tipi, che mi hanno omaggiato al Cosmoprof oppure che ho acquistato al Cosmoprof. Le acque profumate, queste qua in particolare, mi piacciono perché, anche se durano meno di un profumo, però comunque sono abbastanza persistenti, hanno dei profumi un po' più freschi, un po' più leggeri, e quindi per la stagione primaverile e estiva preferisco utilizzare un prodotto di questo tipo. Numero 2. Che tipo di crema viso inizierei ad utilizzare in primavera? Allora, la crema viso che sto utilizzando, che ho iniziato praticamente a fine inverno, è la crema da giorno Winnie's Natural. È una crema che vi ho mostrato in mille video, anche nell'ultimo video dei prodotti top del periodo, che credo sia finito in due video dei prodotti top del periodo addirittura. Comunque vi lascio il link di quel video. Ne ho utilizzata parecchia, è una crema che mi piace tantissimo. Questa linea Winnie's si trova solamente in parafarmacie e in alcune erboristerie. Non si trova nella grande distribuzione, nei supermercati Tigotà. È una linea superiore rispetto agli altri prodotti per il corpo Winnie's Natural. Mi piace tantissimo perché mi cambia la grana della pelle. Io ho una pelle mista, ma comunque me la sento morbida, idratata, nutrita, ma non appesantita, non unta. È un ottimo prodotto. Se avete la pelle molto molto secca, però io ve la consiglio solo in estate, perché altrimenti potrebbe essere troppo leggera. Per me va benissimo, al limite nelle giornate più calde lo applico solamente la notte e non ci sono problemi, perché io questa crema, anche se è da giorno, la utilizzo sia la sera sia al mattino e mi piace tantissimo. Domanda numero 3. Quale crema burro corpo inizierai ad utilizzare in primavera? La crema che sto utilizzando è questa del marchio Io Eco, l'acquistai un sacco di tempo fa da Acquestapone. Giù nell'info box vi lascio il link della review che ho fatto di questo prodotto, così potete vedere anche l'inci, e si tratta di una lozione corpo alla carota, idratante e antiossidante per pelli secche, mi piace tantissimo. La profumazione è veramente molto buona e gradevole, delicata, fresca e leggera. Il prodotto è un prodotto abbastanza liquidino, la pompettina per dosare è ottima e appunto si stende con una facilità incredibile, si assorbe in maniera molto veloce. È una crema adatta anche al periodo estivo e in quei momenti in cui andiamo di fretta, secondo me. Ma nonostante sia una crema così leggera e così di facile assorbimento, a me sta piacendo tanto, perché comunque è molto idratante. Quindi per la mia pelle va benissimo. Anche qua però, se avete una pelle molto arida, forse questa non fa il caso vostro. Per la mia pelle questa è perfetta, non unge, non appiccica, non è pesante,
Fantastica. Domanda numero 4. Quale colore preferisci sulle unghie in questa stagione? Allora, io in generale metto molto poco lo smalto. Io mi mangio le mani, ho delle mani molto brutte, ma le unghie sono molto belle. Io non ho fatto il French, sono così, sono molto bianche di suo, sono molto dure e quindi in genere non vado ad applicare spesso lo smalto, oppure metto magari un pochino di trasparente e basta. Lo applico più che altro sui piedi. Comunque, quando lo metto, indipendentemente dalla stagione, a me gli unici colori che piacciono sulle unghie delle mani sono il nero, il grigio, soprattutto il grigio opaco, e tutte le sfumature del rosso e del borgogna. Fine. Non ne applico di altri colori, ne ho tantissimi, magari sì, posso metterli, però io il giorno dopo lo tolgo perché già mi ha stufato, quindi diciamo che questi sono colori che io applico tutto l'anno. Quali sono per te le tinte o rossetti ideali per la primavera? I colori che io preferisco in generale tutto l'anno, però più che altro in primavera, sono anche qua tutte le sfumature del rosso, del borgogna e del fucsia. Non troppo accesi perché altrimenti mi stanno male, però ecco, questi sono i colori che io preferisco sulle labbra, anche perché ho delle labbra molto pigmentate, quindi tutti i colorini chiari, nude, non si vedono, mi vanno a cancellare le labbra e quindi niente, punto sempre su sfumature del rosso e del fucsia. Fondotinta BB cream o CC cream, come colorerai la tua pelle? Allora, io in genere in primavera non sono ancora abbronzata e di conseguenza continuo ad applicare il fondotinta. Se non ci sono delle giornate particolarmente calde, appunto vado di fondotinta. Poi in estate non applico più niente se non un po' di cipria e di terra. Comunque, i fondotinta che utilizzo, che vi ho mostrato in mille video, sono il Fresh Fit di Essence, che adoro, io ho la colorazione 30, e questo qua che invece è il fondotinta della Yves Rocher, effetto giovinezza immediata, anche questo un ottimo prodotto che io ho nella colorazione 200 beige. Eccolo qua, mi piacciono tantissimo, hanno un sottotono che per me va bene, non si vanno a ossidare, non divento arancione, mi piacciono un sacco, più che altro non li sento tanto nella pelle. Per quanto riguarda il Fresh and Fit, non lo fanno più. Tantissime ragazze mi dicono che non va bene per le pelli miste, io ho la pelle mista, in genere tendo a buttare fuori tutti i fondotinta, tutte le creme, eccetera, con questo non ho problemi, quindi è una cosa soggettiva anche questa. Domanda numero 8, quale terre e o blush utilizzerai in primavera? In genere con l'arrivo della primavera e anche in estate inizio ad utilizzare blush più luminosi, satinati. Io ne ho presi due in rappresentanza, che sono due blush di Essence, e prevalentemente il colore che utilizzo sono questi, cioè che vanno più sul marroncino invece che sul rosato, sul pescato, perché mi danno quel tono di abbronzatura molto naturale che a me piace. Io non ne metto tanto di blush e niente, vado su questi blush un pochino più luminosi. Domanda numero 9, mostra una borsa che indossi in primavera. Allora, non ne ho una in particolare, però io in primavera inizio più spesso ad utilizzare borse fatte così, in tessuto, che poi mi porto dietro anche per tutta l'estate. Non le utilizzo sempre, però inizio a utilizzarle molto di più. Ora, per quanto riguarda il periodo in cui siamo adesso, preferisco non utilizzare ancora queste qua di stoffa, semplicemente perché poi tocca lavarle ogni volta. Invece con quelle di finta pelle, con una salviettina igienizzante, quando torno a casa ci do una passata veloce e sono a posto. Però ecco, in generale borse di stoffa, tiro fuori borse di stoffa. Ultima domanda. Mostra un capo di abbigliamento che rappresenta per te un must have per la primavera. Allora, non ve lo mostro perché è attaccato nell'attaccapanni e ogni volta che io esco di casa mi spoglio, metto tutto accanto alla porta e non muovo di lì, quindi non me lo sto a portare a giro per la casa. Comunque è un giacchetto che in realtà è più una giacca a vento di Decathlon, nero, semplicissimo, che va bene sia da donna che per uomo. E per me è il must have della primavera perché a primavera inoltrata io lascio il mio giacchetto più pesante e inizio a mettere quello. Cambiare il giacchetto per una super freddolosa come me vuol dire che
ci stiamo avvicinando all'estate, quindi per me è sempre una gran gioia. Ovviamente io ad esempio oggi sono uscita con quel giacchetto il pomeriggio e gli altri erano maglietta a maniche corte, però ecco, per me, Martina, quel giacchetto vuol dire primavera inoltrata, anche perché calcolate che io a agosto e luglio, il pomeriggio quando vengo via dal mare, sono motorino, metto una felpa, mentre tutti gli altri sono canottiere e sudano motorino, quindi questa è la vita di una freddolosa, quindi non faccio testo, però quello per me rappresenta la fine sicura e indiscussa dell'inverno, quindi l'inizio della primavera, che per me in realtà è già primavera inoltrata. Bene, quindi il video tag è finito. Fatemi sapere anche voi le risposte a questo tag, io ve le lascio giù nell'info box. Se girate il video anche voi, mi raccomando, linkatelo tra i commenti, così vado a vederlo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!